Un'iniziativa che ha, devo dire, tanti anni alle spalle, ma che vuole lanciare un messaggio ai giovani, quel messaggio di difendere libertà e democrazia in un momento in cui, devo dire, tanti sono stati i colpi che abbiamo dato alla criminalità organizzata, ma non, nulla è stato sconfitto, se non in parte ancora c'è un percorso da fare che non può essere solo quello della repressione, sicuramente quello culturale. I giovani sono la maggioranza all'auditorium del Parco del Castello all'Aquila nella giornata per la legalità e il contrasto alla criminalità mafiosa, inserita nell'ambito del 31° premio Paolo Borsellino. Nella ricorrenza della strage di Capaci, un messaggio proprio per le generazioni future. Non è l'ennesimo ricordo, è semplicemente il modo per far sentire i giovani sempre protagonisti, perché conoscere il passato, vivere il presente e immaginare e costruire il proprio futuro, scegliendo sull'esempio di coloro che non devono essere passati come eroi, era gente che ha fatto semplicemente il proprio dovere senza piegarsi. E così facendo ha mantenuto praticamente eterno il proprio nome. La giornata coinvolge in tutto il territorio abruzzese quasi 6.000 studenti e 40 istituti scolastici tra il capoluogo regionale e poi Pescara, Vasto, Lanciano, Chieti e Teramo. Una riflessione sulla legalità e sul tema della necessità che ciascuno faccia propri i principi e i valori che ci sono stati trasmessi da Paolo Borsellino e da Giovanni Falcone.